dottor Enrico Mantovani, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Oculisti Ambulatoriali Liberi. Nella sessione Occhio e Maternità che cosa è emerso? Come goal abbiamo voluto specificamente fare questa sessione perché è un qualcosa che ci aiuta in maniera multidisciplinare ad approfondire quello che può essere il rapporto nella maternità e nel post, quindi gravidanza e anche poi allattamento, nelle patologie oftalmiche, ma anche quello che le patologie sistemiche possono andare a influire sull'ambito appunto oculistico, sulla superficie e altre cose. E soprattutto abbiamo voluto anche fare una discussione per sfatare alcune fake news sul rapporto fra patologie oculistiche e indicazioni al parto o all'allattamento, che sono un pochino desuete, cioè sono basate molto su altri fattori che esulano, diciamo, dalle richieste puramente oftalmologiche. La sua relazione sulle manifestazioni oculari in corso di sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Perché è importante parlare di questo? Perché le apnee notturne e il russamento significativo vanno ad alterare la qualità del sonno, quindi vanno ad alterare anche tutta la giornata poi successiva del soggetto che ne soffre e ha delle valenze importanti a livello cardiovascolare e di circolazione, quindi con possibili complicanze su tutte le sindromi metaboliche, su tutte quante le patologie importanti sistemiche che oggigiorno sono estremamente diffuse. E quindi identificare anche dal punto di vista oculistico eventualmente delle tracce che possano indirizzarci a fare la domanda al paziente sulla sua qualità di sonno, o meglio se accompagnato dalla compagna, perché è la compagna che se ne accorge molto di più, è importantissimo per far stimolare il paziente a fare delle indagini supplementari, rivolgersi al suo medico curante e dirgli un qualcosa che normalmente non direbbe, e questo per la sua salute.